Anche nell'anno più difficile della mia vita sono riuscito a raggiungere un grande risultato per me e per la mia community. Waila, ciao a tutti ragazzi, ben ritrovati sul mio canale e benvenuti in un nuovo video. Oggi parliamo un po' del raggiungimento dei 1000 iscritti per ringraziarvi di questo obiettivo raggiunto, cosa che devo fare da un po', quindi scusate il ritardo, e sì, anche per farvi auguri di buone feste in quello che sarà un semplice vlog quanto più onesto possibile, in cui cercherò anche di aprirmi nei limiti di quello che riesco a fare qua su YouTube per farvi entrare un po' in quella che è stata la mia vita in quest'ultimo anno. Quindi sarà un video un po' più intimo forse del solito, come ho fatto anche a fine anno scorso. Per arrivare al raggiungimento dei 1000 iscritti devo partire da quello che è stato il mese, l'anno più difficile della mia vita, ovvero febbraio, gennaio, quei mesi lì. Sono stati per la mia vita privata, intendo, veramente devastanti. Ora non racconto chiaramente i particolari di ciò che ho passato, di quello che mi è successo nella vita. Posso dirvi che un momento così difficile non l'avevo mai passato e quindi è stato davvero difficile continuare a fare la mia attività qua sul canale, continuare con la mia vita al di fuori di questo problema come se nulla fosse. Ma bisogna farcela, perché non si può rimanere fermi, perché tutto scorre e non sono frasi fatte. Quindi anche piccolo messaggio di speranza che mando nel mio piccolo, per l'appunto: continuate, andate avanti, perché le cose migliorano a poco, non si risolvono sempre del tutto, anch'io ancora ci sto sotto un po', però migliorano sicuramente. Quindi, momento molto difficile della mia vita, mi sono dovuto guardare in faccia e dire: cosa vuoi fare della tua vita adesso? Perché il lavoro andava avanti, quindi c'era da lavorare. Nel frattempo il canale aspettava che io caricassi i contenuti e facevo fatica anche a registrare a volte perché non ero dell'umore giusto. Quello è stato veramente un periodo come non ne ho mai passati nella mia vita, anche se di momenti, diciamo, non felici ne ho passati, ma questo inizio di anno 2023 è stato incredibilmente tosto e buio, e quindi ho dovuto fare delle scelte. Ho deciso di impegnarmi ancora di più su me stesso, quindi sul canale. Mi sono iscritto in palestra, riscritto in palestra dopo mesi che ero fermo, per riprendere in mano la mia vita. E da lì, diciamo che sono successe un po' di cose positive. Comunque c'è stato un miglioramento in me e poi anche nella performance del canale qua su YouTube, e questo chiaramente grazie a voi. Sono partito dalle cose brutte per passare poi a quelle un po' più belle, così andiamo, diciamo, a migliorare. Ci sono state diverse soddisfazioni quest'anno, chiaramente una di queste, anzi alcune di queste, sono state legate soprattutto ai contenuti su Hogwarts Legacy e su Baldur's Gate 3, poi in estate, a fine estate. Sono stati i due titoli che più mi hanno dato soddisfazioni in termini di numeri qua su YouTube, anche in termini di commenti, quindi di interazioni con voi, e questa è stata una cosa bellissima che mi ha confermato che qua su YouTube specializzarsi in alcuni argomenti, quindi nel mio caso su alcuni giochi, e fare tanti contenuti su un singolo gioco invece che spaziare parlando di tutto, come poi purtroppo piace fare a me, dà più risultati. Quindi diciamo che se ci sarà modo di avere un focus su un singolo videogioco in cui mi sento onestamente di potervi dare qualcosa in più per quella che è la mia esperienza e la mia conoscenza, sicuramente lo farò. Farò un focus con tanti video sul singolo gioco piuttosto che spaziare come faccio solitamente. Altre due soddisfazioni che mi permetto di enunciare qua, oltre al fatto di aver cominciato a ricevere sempre più chiavi di gioco da parte di piccoli sviluppatori, è stato quello di poter ricevere da Telltale Games The Expanse, la chiave di The Expanse. Chiaramente, per una persona cresciuta con The Walking Dead, la saga, The Wolf Among Us, aver ricevuto da Telltale una chiave di gioco è stata una soddisfazione incredibile. Non so nemmeno descrivervela, perché sembra una cretinata, ma per un appassionato, che poi io ci metto onestamente, ragazzi, tantissimo impegno sul canale, ci saranno 1000, 10.000, 1 milione di persone più brave di me a fare questo, a creare contenuti, a intrattenere, non lo so, ma io ci metto veramente tanto impegno. Quindi diciamo che è una soddisfazione, perché è chiaramente una remunerazione per il lavoro fatto e per l'impegno che c'è stato messo, oltre al fatto che, essendo uno sviluppatore per il quale nutro molta stima, è stata comunque una grande soddisfazione. Seconda soddisfazione importante è stata il commento, diciamo i complimenti ricevuti in un video da Dadobax, un creator che io stimo tanto, con cui non sempre mi sono trovato d'accordo, e questa è anche una cosa bella, perché comunque
crea confronto, crea crescita, però che seguo da tantissimi anni. Quindi ho preso esempio da lui, come anche da altri, come da Falconero, insomma, per mettere in atto questo progetto, e quindi ricevere i suoi complimenti su un video è stata una soddisfazione enorme. E quindi lo ringrazio e ringrazio voi per aver dato visibilità ai miei video in modo tale che arrivassero anche a lui. Passiamo adesso ai progetti per il futuro, i progetti del canale. Partendo da un fattore chiave, ovvero il mio progetto, e lo dissi anche l'anno scorso, il mio progetto principale per questo canale è creare community. Secondo me è la cosa più bella, più importante che si può fare con un canale YouTube. Insomma, quando si lavora in generale su un social di qualsiasi tipo, la cosa più bella è creare commenti, interazioni. Le views interessano, sì, perché portano più persone a vedere il mio video, come mi interessano i mi piace al video perché significa che il video è apprezzato, ma la cosa che apprezzo sempre di più sono i commenti, perché i commenti creano interazione con me, io posso rispondere, si può parlare, c'è confronto. Quest'anno sono stati chiaramente in aumento i commenti rispetto allo scorso anno, ma non mi sento soddisfatto. Vorrei che tante persone che guardano i miei video andassero magari anche a lasciare un commento per creare confronto. Questo quindi sarà il mio obiettivo primario anche per il 2024, come lo è stato per il 2023. Creare community è la mia priorità. Chiaramente, ragazzi, ho raggiunto i 1000 iscritti e di questo vi ringrazio, anzi in realtà adesso siamo già un po' sopra i 1000 iscritti. Ma questo non vuol dire che YouTube sia il mio lavoro. Come sapete, o se non lo sapete ve lo dico adesso, i 1000 iscritti sono una delle soglie necessarie per cominciare a monetizzare su YouTube. Ma questo non significa appunto che io vivrò di YouTube, anzi, in realtà 1000 iscritti è la base minima per cominciare a monetizzare, ma ce ne vogliono molti di più per poter vivere di questo. Quindi io in questo momento nemmeno sto pensando a vivere di YouTube, semplicemente continuerò a fare quello che ho sempre fatto, ovvero divertirmi, pubblicare contenuti che reputo possano essere interessanti per voi e continuare, poi quello che succede in futuro si vede. Chiaramente non penso ad oggi a YouTube come un lavoro alternativo, anche perché io un lavoro, fortunatamente, grazie a Dio, posso dire di averlo al momento e quindi non me ne lamento assolutamente, un lavoro che mi permette anche di avere poi le risorse per pagare i programmi di montaggio video, per creare le miniature dei video, insomma, quei costi base che servono per mantenere un canale YouTube a un livello, diciamo, decente, a un buon livello. Io posso dire di avere un lavoro, grazie a Dio, mi leva tempo che potrei impegnare, impiegare per il canale YouTube, ma non credo che sia il caso di lamentarsene, no? E tra l'altro, se devo dirla tutta, avendo un lavoro, non so nemmeno se posso effettivamente cominciare a monetizzare dei miei video YouTube, perché come sapete non è che puoi avere sempre due lavori o a livello contrattuale e diventa un po' un casino, e quindi in questo momento non so nemmeno se potrò monetizzare i video YouTube nonostante io abbia i requisiti per chiedere a YouTube di cominciare a monetizzare. Questa è una cosa che dovrò constatare, e i numeri ci sono. Qualcosina avrei guadagnato anche quest'anno se avessi avuto già la monetizzazione attiva, ma vedrò se per il 2024 poterla attivare o meno, ancora non è nemmeno sicuro. Abbiamo vissuto una bellissima carriera su FIFA 23 con il Bari, dopodiché vi ho detto che non l'avrei continuata e che non avrei iniziato una nuova carriera su EA Sports 2024. Vi voglio dare però delle motivazioni, perché è giusto darvi delle motivazioni. Ho deciso di prendere questa scelta perché i video di FIFA mi prendono davvero tanto tempo. E in pratica per un video di 15 minuti che poi andate a vedere voi alla fine, ci sono dietro 3-4 ore di lavoro tra la registrazione, il montaggio, l'editing, la creazione della copertina, insomma c'è tanto lavoro dietro che non si vede. E quindi per una persona che già svolge un altro lavoro a tempo pieno, quindi non part-time, capite bene che 4 ore sono tante. E mi ritrovavo a giocare a FIFA per fare il video, con voglia anche di registrare e di giocare, per carità, ma il problema è che levavo tantissimo tempo ad altri contenuti divulgativi che voglio portare sul canale. Infatti il mio canale nasce proprio per fare informazione più che gameplay. E poi ci sono anche i gameplay di mezzo, ma il focus ho sempre voluto che fosse l'informazione. E a volte anche dei video più espressivi, a volte poetici, che vi invito anche ad andare a cercare sul canale. E chiaramente mi levava tempo anche per giocare altre cose, nel senso che questo è un canale di videogiochi in cui vi parlo di videogiochi, cerco di fare informazione sui videogiochi, però
ma se non ho il tempo di giocarli diventa un casino, vi parlo di cose di cui non ho contezza, o almeno non ho contezza diretta e comincio a parlare soltanto per sentito dire e non è quello che voglio. A parte che mi piace giocare, ma voglio anche parlarvi in maniera consapevole di ciò che magari vi vado a consigliare, vi vado a dire. E quindi, oltre a questo, c'erano anche le altre mie passioni che purtroppo sono tantissime. Purtroppo la mia vita è un casino perché mi piacciono troppe cose, lo dico sempre. Sarebbe stato meglio avere meno passioni, ma tra manga, palestra, film, serie e quant'altro, libri. Insomma, mi piace troppa roba e questo è il mio problema fondamentalmente. Quindi volevo avere il tempo anche per altre mie passioni perché sennò sarebbe stata una continua repressione di quello che mi piace fare per portare quel contenuto fisso sul canale e quindi non mi andava. E quindi niente ragazzi, io credo che ho parlato un pochino di tutto, mi sono dilungato, ma pensavo addirittura di andare anche più lungo. Vi dico anche che sto ristrutturando quello che è il posto dove io registro solitamente e quindi ci sono state altre spese per questo motivo, ma vorrei fare anche un video magari entro i primi 3 mesi, insomma il primo quarto del 2024, dove vi faccio fare un tour di cosa ho comprato, come sto gestendo questa nuova situazione della nuova scrivania che andrò a prendere, insomma, vorrei farvi un video carino dove vi faccio vedere tutto ciò che sto creando. Detto questo, ragazzi, io non so se ho detto tutto, mi ero fatto, diciamo, una scaletta, mi ero segnato le cose da dire, ma credo che posso essermi dimenticato comunque qualcosa perché poi alla fine, come sempre, volevo che fosse un video in cui vado a braccio, in cui vi dico semplicemente le mie sensazioni, le mie emozioni. Questo è stato un anno per il canale importante, con tante visualizzazioni in più rispetto all'anno scorso, con tanti iscritti in più rispetto all'anno scorso. Io spero che questo 2024 in cui stiamo entrando sarà ancora migliore e, come vi ho detto prima, il grande obiettivo di questo 2024 rimane quello di creare community, quindi di avere tanti commenti sotto i video per poter parlare con voi e per fare in modo anche che voi possiate interagire tra voi stessi, che è una cosa che a me fa sempre molto piacere quando vedo sul canale, a volte mi defilo per lasciarvi parlare liberamente. Ne approfitto per augurarvi buone feste di Natale, di un felice Natale e anche chiaramente di buon anno. Io vi ringrazio come sempre per l'attenzione, vi ringrazio anche per avermi tenuto compagnia e avermi permesso di raggiungere i 1000 iscritti qua sul canale, speriamo siano i primi di molti molti altri. Io come sempre vi invito a lasciare un like e ad iscrivervi al canale se siete capitati qui e non siete ancora iscritti. Vi ringrazio per l'attenzione e vi do appuntamento ad un prossimo video. Un saluto a tutti ragazzi, ciao!